Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Marco Foini, che mi chiede di parlare del film di Dario Argento, dell'altro anno praticamente, Occhiali neri, con Ilenia Pastorelli come protagonista, Asia Argento come, diciamo, amica della protagonista, più altri vari attori, il grandissimo amico Guglielmo Favilla a fare il poliziotto, e via dicendo. Allora, bisogna subito chiarire una cosa: con Argento ormai è un casino. Perché? Perché secondo me è un maestro puro, uno dei migliori registi che abbiano mai avuto in Italia, ha girato almeno 4-5 capolavori. Io fino a Opera lo adoro, Fenomena, uno dei miei film preferiti di tutti i tempi, ho messo Spira, Profondo Rosso, tutta la prima parte, diciamo fino agli anni 80, per me è intoccabile proprio a livello artistico e anche a livello proprio di intrattenimento e di cinema puro. E poi Argento chiaramente ha cercato di fare sempre i film che voleva, e il problema probabilmente di noi spettatori, ci ho anche lavorato un po' di cervelletto nell'ultimo anno, probabilmente è che ci vogliamo sempre aspettarci da Argento il film che noi vogliamo e non quello che lui vuole fare. Probabilmente Occhiali neri è un film che non è stato capito completamente, perché visto, come ripeto, da una ottica non argentiana, è un film che a tratti funziona anche benissimo. È che è chiaro che noi siamo tutti fan, tutta gente che comunque amava Argento e che pretende da Argento ciò che Argento dà in un paio di sequenze qui. Quella iniziale dell'omicidio e quella finale col cane, dove lo splatter viene fuori bene, nonostante per me il primo omicidio sia ben girato, ma l'attrice non riesca assolutamente a dare il senso dello sgozzamento. Detto questo, però, la storiella è scritta in 3 righe, in realtà è la storia di un serial killer che ammazza le escort, che prende di mira questa Pastorelli, fa un incidente, lei si ribarta, diventa cea dopo una giornata di eclisse e deve adattarsi, vedete, col suo cane fedele a rimanere da sola. In questo incidente muoiono 2 signori cinesi che lasciano un bambino. Lei quindi decide di prendere questo bambino e portarselo con te, quindi la vita di lei, questo bambino e questo cane in questa piena solitudine, spezzata solo dall'aiuto di questa, diciamo così, amica mandata dai servizi sociali per insegnare la nostra essere cieca, che poi è la grandissima Asia Argento, che qui dà prova, insomma, secondo me, come ho detto sempre, di sapere alla grande recitare, e forse a volte di non aver avuto voglia né di doppiarsi bene né di recitare bene, perché qui è molto brava come in molti altri film dove lo è, che siano di Abel Ferrara o che siano di Romero o altri, o che siano anche suoi. E sta di fatto che qui il film viaggia in una maniera molto particolare, perché chi si aspetta il classico giallo e thriller horror argentino sbaglia, perché qui in realtà Argento punta già sullo sguardo e la mancanza di vista. Sembra quasi che voglia arrivare a dirci che lui stesso è cieco, come la protagonista è solo e abbandonato dai fan, cerca in questo modo di fare qualcosa che lui veramente vuol fare. E qui si racconta in realtà la storia degli emarginati, di chi è solo, delle persone che vengono lasciate da una parte da una società fascista, odiosa, che non riesce minimamente a capire mai adeguatamente veramente i bisogni di chi questi bisogni li deve colmare in qualche modo. Appunto, esplicativa la scena appunto della polizia che vuole entrare a tutti i costi nella casa di lei per vedere se c'è il bambino cinese, non cercando nemmeno di riflettere sul fatto che forse stando con lei starebbe meglio. Certo, la prima parte, i primi 10 minuti sono messi eccezionale fino all'incidente, un bellissimo effetto sull'eclisse, una regia pulitissima, una bella messa in scena, un Argento che cambia quasi stile e cerca di tornare alle origini, sì, immaginando un film che però ricorda molto i film moderni, da basso budget, riesce con la produzione di Asia Argento a portare avanti un film che tutto sommato comunque si riesce a vedere, nonostante probabilmente oggettivamente non sia ben fatto in alcuni punti. Il nostro ha intenzione di raccontare esclusivamente appunto il disordine di una prostituta già emarginata per il suo lavoro, che poi è emarginata ancora di più perché non vedente, che ha un cane praticamente che è l'unico amico, ha un'Asia Argento meravigliosa che però insomma farà la fine che deve fare, e soprattutto questo bambino, questo rapporto incredibile. Poi è chiaro che ci sono alcune cose come la motivazione del killer che poteva essere spiegata un pochino meglio o non spiegata affatto, che forse era meglio perché risultava un po' ridicolo, però è anche vero che non è quello che voleva dire Argento. Ripeto, secondo me il coraggio in più ci poteva essere, non doveva assolutamente fare né un thriller né un giallo, doveva tutto legarsi intorno a questi personaggi solo, che secondo me è il punto dolente, mi dispiace dirlo, perché magari anche una bravissima ragazza e simpatica ragazza, la Pastorelli per me per un film del genere deve fare la cieca, non è proprio il caso, e ogni tanto i dialoghi secondo me sfiorano il ridicolo, come alcune azioni che non sono comprensibili. Sì, probabilmente è un brutto film, probabilmente non è niente di speciale, quello siamo tutti d'accordo. Per il sottoscritto, nonostante Occhiali neri non sia un granché di film, visto al cinema, ripeto, i primi quarto d'ora secondo me è fantastico, gli ultimi 5 minuti è notevole, quello che lo butta più giù secondo me è la Pastorelli, che non è in grado di tenere un ruolo del genere, e soprattutto una mancanza alla fine totale di eliminazione del genere per buttarsi completamente sul dramma, e che così Argento avrebbe spiazzato tutti e forse non incassato nemmeno un euro, e quindi bisogna dare un colpo di qui, un colpo di là. Sembra che Darione stia per fare il prossimo film, io sono sempre qui che lo aspetto, perché non si sa mai che arrivi veramente il grande colpo di coda, perché qui un piccolo colpo di unghia c'è stato, ma è durato troppo poco e alla fin fine insomma si è spento. Argento
provandoci o non riprovandoci, ci ha regalato almeno 3-4 capolavori e una decina di film imperdibili. Il resto li si può perdonare. Questo Occhiali Neri non è assolutamente uno dei suoi peggiori film degli ultimi 20 anni,